La Questura di Aosta ha realizzato una guida per il cittadino, dal titolo Tutti al sicuro, consultabile su questo sito e relativa ai comportamenti da tenere per contrastare i reati. In particolare, il dottor Nicola Donadio, dirigente della squadra mobile, ci spiega cosa i cittadini italiani devono sapere prima di varcare, per motivi turistici o lavorativi, i confini della regione. Sentiamo. Appena fate ingresso sul territorio transalpino, considerate che in Francia i cartelli dell'autostrada sono di colore blu, mentre quelli delle strade nazionali sono verdi, diversamente da quanto avviene in Italia. La Francia è particolarmente attiva nella lotta contro la contraffazione e se si commette un reato doganale, anche con la semplice detenzione di un solo oggetto falso, si è sanzionati con un'ammenda che può raggiungere i 300.000 euro e una condanna fino ai 3 anni di reclusione. In Francia ci sono 3 forze di polizia, ovvero la Police Nationale, equivalente alla nostra Polizia di Stato, la Gendarmerie Nationale, paragonabile all'Arma dei Carabinieri, e la Police Municipale, corrispondente alla nostra Polizia Locale. Inoltre, è bene tenere presente che nel territorio francese sono presenti 5 linee telefoniche di emergenza, fra cui il numero 17, corrispondente al nostro 113. In Svizzera non troverete caselle autostradali, in quanto è previsto l'obbligo della cosiddetta vignette, un bollino adesivo del costo di 40 franchi svizzeri, circa 35 euro. Gli automobilisti, senza vignette, sono sanzionati con una multa di 100 franchi svizzeri, circa 87 euro, più il pagamento di questo particolare contrassegno annuale. Sappiate che in Svizzera i cartelli indicanti le autostrade sono verdi e quelli indicanti le strade nazionali sono blu, proprio come avviene in Italia. Inoltre, in Svizzera è bene prestare attenzione al codice della strada. Se venite multati, ad esempio, tramite l'autovelox, l'ammenda perviene a domicilio e in caso di mancato pagamento, qualora vi troviate di nuovo in Svizzera, potreste essere bloccati dalle autorità elvetiche che vi richiederanno il pagamento diretto, pena l'immediata carcerazione. In caso di necessità potrete contattare il numero di emergenza, il 117. E per finire parliamo del piacere di leggere, la rubrica della rivista Polizia Moderna, il mensile ufficiale della Polizia di Stato.